Stadio stracolmo, tripudio di colori e soliti sfottò al pronti via, novità da una parte e dall'altra, sostanziali quelle apportate da Iaconi che in un colpo solo rinuncia a Bellè, Marziano, Croce e Nicoletto. Per contro sono quasi annunciati i cambiamenti di Zecchini che in difesa presenta Castelli e Vitali, luogo di Carrozzieri squalificato e di Arno per scelta tecnica. Campo piccolo, fondo pesante ed infido, insomma ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara maschia e vibrante, lo diventa praticamente da subito. Dopo due minuti il primo reclamo, Micolucci subisce fallo da Facci ma il contatto avviene fuori area, i biancazzurri però non ottengono nulla dal mediocre Carlucci che al quarto non vede questa palmare trattenuta di Biancone su Castelli. Nervi a fior di pelle in campo e tribuna, la tensione sale al quinto, al centro dell'attenzione ancora l'arbitro su questa incursione di Motta, Antonaccio sceglie bene il tempo, tocca il pallone che cambia direzione e qui le proteste appaiono immotivate. Corsa tecnica ed agonismo sono le caratteristiche peculiari dei biancorossi, due volte per con Pepe ed una con Faieta. Pescara in grande difficoltà, Iaconi lo intuisce e corre ai ripari, difesa a 5, Palladini e Micolucci stabilmente sulla linea De Terzini e gara che torna in equilibrio. In attacco le cose vanno meglio, Giampaolo si desta dal torpore straordinario al 35esimo, la solo in fase di disimpegno, da censura la palla gol fallita da posizione piuttosto privilegiata su assist di Cecchini. Altro materiale per la Moviola, 38esimo, contatto Marchetti Biancone per Carlucci, è tutto regolare. Finale di grande intensità, 41esimo, errore di sbrizzo, Motta colpisce soltanto l'esterno della rete. 44esimo, pallonetto di Biso di poco alto. 48esimo, contropiede biancazzurro, Giampaolo forse ritarda il passaggio, il guardaline ferma Cecchini. Ripresa, il canovaccio non muta, Teramo arrembante. Secondo minuto, assist di Motta per Pepe che sbilanciato perde l'attimo propizio. Con le immagini arriviamo al nono, azione da manuale tutta di prima, Molinari, Marchetti, Pepe con conclusione però flebile e centrale. Ironia della sorte, nel momento migliore dei biancorossi Pescara sblocca il risultato, quasi capovolgimento di fronte, Giampaolo invita Biancone che di testa realizza un grandissimo gol. Teramo 0, Pescara 1. Zecchini opta per un doppio cambio, fuori la coppia Faieta-Marchetti, dentro il tandem di esterni Manni-Gianluca De Angelis. La reazione è rabbiosa, 16esimo, punizione di Molinari, destro poderoso, il palo che forse trema ancora, salva Saul Santarelli. È il preludio al gol, manovra da applausi, Bagalini, De Angelis che ispira la prodezza di Motta, 1-1. Il Teramo ci crede, Pescara tutt'altro che imbelle. 23esimo, altro episodio dubbio in area biancazzurra, Motta perde l'equilibrio dopo questo contatto con sbrizzo, le proteste del bomber sono garbate, Carlucci gli sussurra qualcosa e non accade nulla sino al 42esimo quando un lampo di Giampaolo viene neutralizzato dall'attento Mancinelli. Io credo che abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che forse gioca il miglior calcio di questo campionato, che in certi momenti ha preso anche il sopravvento, soprattutto nella prima parte del secondo tempo. Ottimista rispetto alla gara disputata lunedì scorso contro la San Benettese? Beh, oggi ho visto una squadra molto grintosa, una squadra che ha dato l'anima in mezzo al campo, che ha saputo combattere contro un Teramo che ha fatto vedere del bel gioco. Noi non siamo stati secondo me di meno e devo dire, insomma, ho fatto i complimenti ai ragazzi negli spogliatoi perché mi sono piaciuti sin dall'inizio della partita. Il Pescara ha sbloccato la situazione restando all'aspetto tecnico nel momento migliore del Teramo e di grande sofferenza dei biancazzurri, poi c'è stata però la reazione rabbiosa ma anche ragionata della sua squadra. Sì, però è vero. Abbiamo anche rischiato poi alla fine una situazione in cui Giampaolo si è trovato davanti al nostro portiere che ha fatto un grande intervento e lì sarebbe stata veramente una beffa. Cristian Biancone, un grandissimo gol nel momento migliore del Teramo. Oggi il Pescara probabilmente ha messo in campo altre doti, no? Quelle doti che forse i tifosi chiedevano da tempo. Impegno, carattere e personalità. Sì, hai detto bene, hai letto la partita come l'abbiamo giocata, insomma, in un campo ai limiti della praticabilità. Simone Motta, un altro gol d'autore frutto di una splendida azione corale. Sì, ripeto, gran parte del merito del mio gol lo do con piacere a Gianluca De Angelis che ha fatto un colpo che magari non si nota tanto, però ripeto, gran parte del merito è suo perché fortunatamente c'era lì lui in quel momento che è capace di fare queste cose. Ecco, ha fatto un colpo di tacco e mi ha liberato benissimo in area.